Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati a distanza quasi di un mese con Proteramo, l'appuntamento di un'ora di TV6 dedicata ai colori biancorossi del diavolo. Ci ritroviamo a distanza di qualche settimana perché il Teramo è stato in vacanza ed è stato giusto così, allora è andata in vacanza anche la nostra trasmissione, ma al rientro dalle vacanze di fatto è successo un cataclisma, almeno a livello di staff tecnico, perché sapete tutti, insomma, l'esonero di ieri mattina di Antonino Asta, l'arrivo di Ottavio Palladini, una rivoluzione che dovrebbe riguardare anche il direttore sportivo, dovrebbe lasciare Teramo Giorgio Repetto e dovrebbe arrivare Sandro Federico. E ne parleremo questa sera, ovviamente, con un'analisi di quella che è stata la giornata di ieri, molto convulsa, e anche con le prospettive, perché, insomma, non ci dimentichiamo che il campionato sabato sera, 18:30, propone un Ravenna-Teramo che è una partita delicatissima. In più ci sono le questioni di mercato, perché, insomma, siamo in piena finestra invernale. Come vedete, gli argomenti sono tanti. Il numero è quello che vedete in alto a destra dei vostri teleschermi, 392-623-7060. E saluto gli ospiti, cominciando da Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Salve, buonasera. Hai visto la partita di sabato e ieri eri presente alla conferenza di Campitelli che ha presentato di fatto Ottavio Palladini. Poi ovviamente con te faremo un'analisi più approfondita. Una buona serata anche ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera. Con te vedremo anche le prospettive di mercato, i nomi che sono usciti, altri che potrebbero uscire, perché l'attaccante è la priorità del Teramo, lo ha detto anche Campitelli, lo ha detto Palladini ieri pomeriggio. Ritrovo con piacere Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Vediamo da dove eravamo rimasti, verrebbe da dire, con la classifica del girone B di Serie C. Era ancora in quel modo. Esatto, non è proprio esattamente come l'avevamo lasciata. Era perfettamente ragione Francesco. Ieri sera il Renate ha perso 2-0 il derby tutto lombardo con l'Albino Leffe, ma sono discorsi di una classifica che ai noi non riguarda il Teramo, perché la squadra biancorossa è a più 2 sul Sant'Arcangelo, di fatto è a più 2 sul play-out, che oggi sarebbe proprio tra Sant'Arcangelo e Fano. Ma Sant'Arcangelo e Fano sono due squadre che si stanno rinforzando tantissimo. Per esempio, è ufficiale l'arrivo di Danza del Pordenone proprio al Fano, che è fanalino di coda. E se vedete, a quota 22 c'è il Ravenna insieme al Gubbio. Ravenna sarà il prossimo avversario del Teramo. Insomma, è un momento delicato, molto delicato in casa Teramo. Francesco, torniamo sulla questione cambio allenatore. Partiamo dalla fine e poi risaliamo magari a Teramo Vicenza, perché innanzitutto ti chiedo l'impressione, ovviamente tu lo conosci, anche noi, è stato ospite anche della nostra trasmissione, Ottavio Palladini, ti sembra una scelta giusta, comunque un allenatore che ha fatto vedere grandi cose a San Benedetto? Sì, un allenatore preparato, con le idee chiare, grande carattere, lo conosco da tanti anni, non è che è una conoscenza di frequentazione quotidiana, ci mancherebbe, però grande personalità anche da giocatore, quindi se ce l'hai da giocatore ce l'hai anche, si suppone, da allenatore. Verrebbe da pensare che anche Asta aveva grande personalità e come possiamo chiamarlo, grinta, determinazione, tutti questi belli aggettivi da giocatore, non mi sembra che da allenatore, almeno per quello che abbiamo visto qui a Teramo. È così perché, insomma, Asta era andato nel pallone, come si suol dire, un po' in confusione da un bel po' di tempo, e poi l'esplosione c'è stata con tutte quelle fesserie fatte nel secondo tempo, purtroppo, contro il Vicenza, perché quella poteva essere una partita che avrebbe potuto dare una
possiamo dire tranquillamente, vista la classifica di pochi istanti fa, una svolta al campionato, perché andava a più 3 sì. sul Vicenza, andava a più 5 sul Sant'Arcangelo, il Vicenza con 4 punti di penalizzazione in arrivo. Io fino a quando non arrivano non ci credo, perché questi sono stati capaci nello spazio di pochi giorni di arrivare alla sentenza di fallimento, a trovare il giudice per l'esercizio provvisorio sì. si chiama, per le garanzie. E quindi, siccome quando c'è di mezzo la giustizia, purtroppo una volta la giustizia sportiva tu sai benissimo che questo del tra virgolette fallimento pilotato è una cosa che, Andrea, ricorderai bene, ricordiamo bene anche noi. Per esempio a Pescara è successa la stessa cosa, cioè è una, purtroppo, se vogliamo, cioè una cosa che c'è, cioè il fallimento, cioè l'esercizio provvisorio. Non c'era non era la stessa identica situazione, al di là dei cosiddetti libri contabili, tra quella del Pescara e questa del Vicenza. Qui stiamo parlando di una società che aveva le carte in regola per iscriversi al campionato, con l'aggiunta di quasi 7.000, i soldi di 7.000 abbonati. E poi qualcosa di poco pulito è successo, ma ormai il Vicenza è capitolo chiuso, storia passata, ci interessa relativamente. E quindi credo che, anzi, secondo me ha fatto bene Campitelli a prendere la decisione di togliere Asta, perché mi viene da dire che era una candela che si stava spegnendo. E con Palladini c'è da sperare che la squadra abbia una giusta reazione, giochi un tantinello meglio in attesa di un attaccante, perché noi abbiamo visto che, e questa non vuole essere un attenuante per Asta, ma un dare a Cesare quel che è di Cesare, il primo tempo con il Vicenza è stato giocato a ottimi livelli ed anche sul piano tecnico e tattico bene, così come fu per esempio con il Gubbio, così come fu con la San Benedettese. E poi però non abbiamo uno in grado, noi di queste azioni dentro l'area, adesso sicuramente rivedremo Eccolo il gol. Questo è un triangolo larghissimo, che però... Sì, cioè, ma di queste azioni in questa partita, nelle altre, in tante altre partite, ne abbiamo fatte tantissime, ossia noi entriamo in area, ci scambiamo la palla, poi nessuno conclude, poi muore, cioè, lì non c'è, il trequartista non si sa che fine fa, un centrocampista che si inserisce non c'è. Uno mi potrebbe dire sì, ma non è solo colpa di Asta, è colpa delle caratteristiche dei giocatori. Ce l'hanno scritto già un paio di amici da casa. Ania, passo a te, quindi, perché io per concludere devo... con Palladini c'è da sperare di vedere qualcosina di più concreto, più che di meglio, insomma. Però manca un attaccante, mo si chiami centravanti, si chiami... Punta, uno con determinate caratteristiche, in grado anche quando Barbuti viene sulla tre quarti 50 volte nel corso della partita a prendere palla, non ne tiene una, non è nelle sue caratteristiche, ossia è lì, che vuoi dire, il giocatore non ha le caratteristiche fisiche, atletiche, di robustezza, tecniche, tattiche, di tutto per conservare palla, Perfetto. Per guadagnarsi magari qualche punizione sulla tre quarti o dai 20 metri e dare modo alla squadra di salire. Allora, perdonami Ania, allora riprendo... prendo la palla al balzo di quello che ha detto Francesco per rigirarti quello che ci hanno scritto da casa. Ma allora evidentemente il tecnico può avere delle colpe, ma è l'organico probabilmente, o le caratteristiche dell'organico, non che siano di scarso livello, ma che probabilmente in certi frangenti ti portano ad incartarti sulla partita. Allora, ci sono varie considerazioni secondo me da fare, anche per spezzare un po' una lancia a favore di Asta, che sicuramente comunque delle colpe le ha. Barbuti. Ci sono delle considerazioni che partono probabilmente da quest'estate. Alcuni giocatori che sono stati chiesti dall'allenatore, che poi non sono arrivati per vari motivi, anche perché comunque quel Teramo, ricordiamo, deve assolutamente guardare al bilancio, alla compattezza di bilancio, per così dire, quest'anno più che mai, per cercare poi l'anno prossimo di provare a spendere qualcosina in più, provare a investire qualcosina in più. Qualche giocatore che non è arrivato, qualche scelta errata magari a centrocampo, un modulo che è stato cambiato forse troppo in fretta,
questo magari può essere una delle valutazioni da fare dello staff tecnico, perché forse col senno di poi è stata, potrebbe essere errata, però c'è anche un'asta che ha pagato una lontananza che si era creata, una frattura che si è creata e che ormai è palese a tutti e che noi sapevamo da settimane tra il direttore sportivo e la società, la dirigenza. Questa lontananza che ha lasciato un po' forse Asta da solo, preda di paure che probabilmente lui stesso si è creato in certi termini e per certi versi, per cercare di portare sulla squadra il più possibile, magari non credendo totalmente nella capacità della squadra a un certo punto di poter riprendere le partite, perché è indubbio che... Non ti preoccupare. Comunque era Varas, quello che è scivolato. Con una finta è cascata. Lo so. Con una finta dell'avversario. Tutti bravi. Volessi dire Varas, rivediti se immagini e fatti un esame di coscienza pure tu, per favore. Cominciatevi a svegliare. È anche quello che ha chiuso il tempo. Con bacio del ragino. E casca. Che una finta se la scartate. Guardi Giacomelli, che una finta. No, che abbiamo detto tutti quanti, non è scartato 3-4 giocatori, uno e mezzo è una scartata, anzi uno solo. Secondo me ha avuto anche paura di mettere il piede. Però insomma, dicevi, per concludere il Teramo, tra l'altro l'ho anche scritto, il Teramo era diretta conseguenza emanazione dell'allenatore, ha avuto una buona parte iniziale di campionato quando Asta era spavaldo tra virgolette coraggioso, il Teramo smuoveva le anime dei tifosi, poi pian piano Asta, quando ha avuto un po' troppa paura, il Teramo ha avuto paura e ha tuttora ancora paura. Quindi il cambio in panchina può essere sì giusto, col senno di poi questo lo vedremo, però c'è anche da dire che Asta paga altre situazioni dell'ambiente, certo, che non lo hanno facilitato nel lavoro. Ecco, Tulli lo farà un gol, ci chiedono, ne ha parlato anche Palladini, poi ve lo facciamo sentire un pezzo, ma sicuramente l'avrete già sentito. Andrea, vengo da te perché a proposito di situazioni che hanno portato a uno stato confusionale, tu sei... siete insomma testimoni di come insomma abbiamo raccontato la partita sabato sera in un io sono stato anche abbastanza pesante nel racconto della partita, però è anche vero, bisogna ricordarlo, che la condizione di Asta è stata quella di un ambiente in cui il direttore sportivo e il presidente praticamente si sopportano, si mal sopportano, potrei aggiungere, in cui gli acquisti, il budget non è tantissimo, non ci si riesce a mettere d'accordo sugli acquisti perché il rapporto non c'è, l'allenatore diciamo che si trova quasi da solo a dover consegnare la squadra al campionato. Guarda, a me il discorso che in questo caso affascina di più è la vicenda del direttore sportivo. Sì. È una vicenda a tutto tondo che provo un po' a ricostruire. L'attuale direttore sportivo della capolista, di una delle due capoliste della Serie B, è Fabio Lupo, che a Teramo è durato fino a metà settembre, poi gli è stato dato il ben servito assieme a Zauli. Poi si è stati un paio di mesi senza direttore sportivo, poi è arrivato Bolla. Bolla che non ha portato l'allenatore Nofri, come Lupo non aveva portato l'allenatore Zauli. Poi dopo è tornato Zauli, poi il mercato è stato fatto da Bolla e da Scacchioli, poi dopo è saltato Zauli, poi è arrivato Ugolotti, nel frattempo Bolla è stato mandato via, a fine stagione Ugolotti via, via anche Scacchioli, via Bolla. E poi arriva Repetto, ora siamo al congedo anche di Repetto. Cioè, negli ultimi due anni anche la figura del direttore sportivo è stata una figura fagocitata dal presidente Campitelli. E questa è... perché quando noi abbiamo detto qualche settimana fa perché il presidente Campitelli non dà un segnale della sua presenza, proprio nel momento in cui si iniziava a parlare di una squadra apatica, di una squadra che si accontentava del pareggio, perché poi se non ti fai sentire magari esplodi ed esplodi in questo modo e fai la rivoluzione, una rivoluzione simile a quella fatta nel settembre del 2016, via insieme direttore sportivo e allenatore. Allora mi chiedo, visto che più volte Campitelli negli ultimi tempi ha anche parlato di programmazione, di riprogrammazione, di resettare, ma una programmazione si fa nel momento in cui scegli un dirigente sportivo che imposta la squadra, che sceglie l'allenatore e insieme
si fanno le, si condividono tecnicamente queste scelte e si porta avanti il progetto. Raramente mi capita di sentire, di vedere di direttori sportivi che vengono esonerati con la frequenza che è quella che si vede a Teramo. Vengono esonerati, sì, ma sì, non è possibile vedere che ci siano 3-4 esoneri di direttori sportivi in un anno e mezzo. È quello che è accaduto a Teramo. Federico era nell'orbita del Teramo già dallo scorso anno, poi è uscito fuori dai radar, ora è rientrato dai radar. Già da ora esprimo la mia solidarietà a Sandro Federico. Quando dovesse firmare, perché insomma pensiamo che questo rapporto nascerà e si svilupperà, io non oso pensare come Santo Federico arriverà al prossimo mese di settembre. Quindi io dico questo, forse l'unica cosa positiva che posso notare in questa vicenda è che Federico ha un rapporto molto stretto con Palladini e probabilmente qui veramente direttore sportivo e allenatore potranno andare avanti insieme. Perché se ricordate anche all'epoca di Vivarini e di Giuseppe, tra i due c'era un rapporto di simbiosi, sì. I due erano l'uno la forza dell'altro, anche contro le critiche, ma che erano anche gli stimoli di Campitelli. Sì. Facevano muro, si guardavano negli occhi e prendevano le decisioni. Ho capito che cosa giuste. Vuoi dire. È quindi una Vivarini gestiva il gruppo in campo, Di Giuseppe gestiva il gruppo che si doveva rapportare anche con certo. La proprietà, era una gestione anche fuori dal rettangolo di gioco. Finora il rapporto direttore sportivo-allenatore non è stato mai un rapporto forte, perché gli allenatori li sceglieva sostanzialmente Campitelli o comunque non li sceglieva i direttori sportivi che Campitelli faceva lavorare. Se poi questi direttori sportivi vengono delegittimati ed esonerati con tale facilità, l'allenatore non può che restare ulteriormente in balia di tutti gli eventi che derivino da Campitelli o derivino, derivino dal campo. Asta non ha fatto altro che pagare tutto questo, perché probabilmente il rapporto con Repetto non era solidissimo, ma soprattutto si è trovato di fronte a un rapporto tra Campitelli e Repetto che era un rapporto ai minimi termini. E quindi lui si è trovato in questa baraonda. Chiudo, se ad Asta forse avessero fatto un discorso, mister, abbi un pochettino più di coraggio, non ti preoccupare, noi siamo con te, noi sosteniamo le tue scelte, hai iniziato col 4-3-2-1, vai con quella squadra che ci ha fatto vedere calcio, ci ha fatto vedere anche un po' di sfacciataggine che fa sì. Bene, noi siamo con te, non stiamo lì col fucile puntato che alla prima partita che sbagli ti cacciamo. Tutto questo forse è mancato sì. E Asta non ha saputo dare il meglio di sé. Assolutamente. Peraltro, sulla vicenda direttore sportivo, abbiamo estrapolato due parti. Una della conferenza stampa di Campitelli e una dell'intervista che poi gli abbiamo realizzato dopo, in cui parla di Giorgio Repetto. Perché le abbiamo estrapolate entrambe? Prima sentiremo la numero 1 e poi la numero 2. Perché parla di Giorgio Repetto su due aspetti differenti. La prima in conferenza stampa e vi faccio ascoltare... l'avete sentito quello che dice, soprattutto nell'ultima parte, praticamente diciamo che dà l'addio e dà anche la motivazione dell'addio di Giorgio Repetto. Lo ascoltiamo, Campitelli. Quando tornerà ne parleremo con la massima tranquillità anche con Repetto, perché è fuori e penso che tornerà tra domani o dopodomani e a quel punto ci siederemo anche con lui. Ma al posto di Repetto, in questo momento Repetto è il direttore sportivo del Teramo, quando non lo sarà andremo a scegliere, casomai verrai anche tu e sceglieremo insieme il prossimo. Io sabato ero qui a vedere la partita, a soffrire, a non dormire tutta la notte. La domenica mi sono andato a fare tutto quello che dovevo fare. Repetto, io non l'ho visto perché sicuramente era fuori e credo che in certi momenti particolari, quando una squadra, domenica era una partita importante ragazzi, domenica se noi vincevamo potevamo dire che potevamo andarci la domenica a fare delle partite con meno pensieri e forse li vincevamo tutti se avevamo pochi pensieri in testa. Giustamente Giorgio ha avuto altri impegni, sicuramente familiari, non di altra natura, perché se non è venuto è perché aveva altri impegni familiari e quindi se la società poi decide, perché molte volte si decide sempre con le persone che tu ci vivi accanto ogni momento, ogni
minuto e ogni istante, e quindi è stato deciso in questo modo. Allora, queste erano le parole di Campitelli in conferenza stampa. Peraltro, quando ha detto andiamo insieme a scegliere il direttore sportivo, si riferiva proprio a te. Ha detto andiamo insieme poi a sceglierlo. Il direttore sportivo stava rispondendo a te, Francesco. Però, il passaggio fondamentale di questa conferenza stampa, Ania, torno da te, è quando dice sabato, sì, l'errore è un refuso, dice domenica, ma in realtà il presidente Campitelli dice sabato contro il Vicenza era una partita fondamentale e il direttore sportivo non c'è. Avrà avuto degli impegni familiari e noi però sappiamo che, almeno questa è la versione, che Giorgio Repetto invece era a Novara, a vedere Novara Carpi, sabato per Carletti. Non sappiamo, questo... Sono le due versioni. Adesso noi non diciamo chi ha ragione e chi ha torto, no, perché non lo sappiamo. Non eravamo a Novara a controllare se c'era Giorgio Repetto. Sicuramente non era a Teramo. Ma... non volendo dare per forza ragione o torto all'uno o all'altro, questa, secondo me, non so se sei d'accordo, è la spia del fatto che qualcosa non funziona tra i due. È inevitabile. Sì, non funzionava da giorni, sappiamo che non si parlavano da giorni in finestra di mercato aperta, quando credo che il direttore sportivo e il presidente e allenatore debbano sentirsi molte volte al giorno. Tra l'altro, so sempre per quello che abbiamo appurato che sono tornati a parlare venerdì nella rifinitura pre-Vicenza, sì, che hanno avuto una specie di vertice di mercato. Ma a prescindere da questo, il pensiero così espresso dal presidente, se così fosse la sua versione, è assolutamente giusta, perché sabato il Teramo aveva bisogno anche del suo direttore sportivo, soprattutto magari poi nel post gara per parlare al posto di Asta. A mio avviso è chiaro che poi dall'altra parte c'è invece la versione di un direttore sportivo, ovvero Repetto. Sì, ma gli acquisti, perdonami, ti interrompo, gli acquisti cosa? Non c'è il direttore sportivo, non si sa chi rimane, non si sa chi arriva, cosa acquisti? Continuo. A prescindere dalle due versioni, credo che in un mondo normale, o comunque in un modo di fare normale, doveva parlare prima con Repetto, non arrivare alla conferenza stampa e praticamente esonerarlo in diretta in conferenza stampa, esonerarlo, comunque dire addio al direttore sportivo durante la conferenza stessa di presentazione del nuovo allenatore. Se è un rapporto, tanto che noi ci aspettavamo lunedì, ovvero ieri, più un cambio per ciò che concerne la figura del direttore sportivo, visti i rapporti che ormai erano tra il patron e il DS stesso, più di un intervento appunto sull'allenatore, che poi alla fine c'è stato ugualmente. Quindi ci aspettavamo magari più un cambio per quanto riguarda il direttore sportivo piuttosto che appunto il tecnico in panchina. Così non è stato, Campitelli ha deciso di, giusto, nel modo giusto o sbagliato, di intervenire su entrambi i ruoli, però credo che avrebbe dovuto prima parlare con Repetto. Francesco, è giusto o è sbagliato quello che dice il presidente Campitelli? Cioè, in una partita così importante come Teramo Vicenza, il direttore sportivo... Anche con il mestre era una partita importante. Deve essere... No, io ti faccio una domanda, voglio una tua interpretazione. Cioè, chi ha ragione in questo caso? L'interpretazione viene dal modo di lavorare, dal modo di fare di Repetto. Pure altri direttori sportivi, anche quello che non preferiscono nominare e dimenticare la tragedia che mi ha fatto vivere, che ha fatto vivere ai tifosi e all'intera città, mica era sempre presente alla partita, non scherziamo. Ma poi se io prendo un direttore e so, perché Campitelli sapeva, non la risposta che mi ha dato a quello che sto dicendo in conferenza stampa e voi c'eravate, ma io non lo sapevo. No, Campitelli sapeva come lavora Repetto, cosa fa, cosa non fa, quali sono i pregi di Repetto e quali sono i difetti di Repetto. Vabbè, ma al di là di questo, io ti chiedo se ha ragione Campitelli quando dice una cosa del genere, perché che fosse una partita un po' delicata dopo un mese era abbastanza evidente, questo è chiaro. Il Teramo è stato un mese in vacanza, tra virgolette, cioè non ha giocato, sì, e poi gioca contro una squadra che è forte ma è praticamente appena fallita. È una partita importante che serve il direttore sportivo oppure no?
e non ci sono ragioni da una parte e dall'altra soltanto, o torti da una parte e dall'altra. Il direttore sportivo lavora in quel modo, nel suo programma decide di fare quello, ne mette al corrente la società. Il problema nasce dai rapporti, dal modo di confrontarsi. Cambitelli vuole, dice deve venire lui da me, Repetto dice no, deve venire, capite? Come i bambini che si fanno i dispetti sotto questo aspetto. A Repetto gliel'ho detto, e a Cambitelli anche, in Camera Caritatis, nel senso presente altre persone, non così pubblicamente, si fanno i dispetti. Qui torno a quello che diceva Andrea, che ha fatto una, come possiamo dire, una scheda, una disamina perfetta. Io gli aggiungo alla domanda che ha fatto: non riesco a immaginare come sarà Federico a settembre. Sarà tritato, per usare il termine che ha usato Andrea, come gli altri direttori sportivi, perché Cambitelli, se il suo direttore sportivo gli dice prendiamo Jacopo Forcella dalla X squadra, e Cambitelli chiede a ex direttori sportivi e domanda e quell'altro, se creando dei rapporti che alla lunga... Però queste cose un po' accadono. Fino a quando vinci va bene. E questa è la storia del calcio. Quindi significa che non devono capitare. Se il direttore sportivo è il direttore sportivo, cioè quello che sta a capo della struttura tecnica... E tu ti fidi e ti dici... E lo fai lavorare, lo stipendi per fare anche quelle scelte... E lui ti dice del medico, poi tu, vabbè, attenzione, ti puoi documentare, ma tu stipendi una persona per dargli delle responsabilità. Tra queste responsabilità c'è la scelta dei giocatori, che devono essere funzionali al progetto tecnico, cioè alla squadra e all'allenatore. È una cosa che non mollerà mai. Se quel giocatore va bene, tra l'altro, all'allenatore, perché l'allenatore è difficile che chiede i giocatori con nome e cognome, dà delle tipo di giocatore, parla col direttore sportivo, voglio fare questo, voglio giocare così e tutto il resto. Se il direttore sportivo propone un giocatore che tra l'altro va bene all'allenatore, il presidente o si fida o non si fida. Se si fida va bene, se non si fida, fino a quando le cose vanno bene è come spogliatoio unito, il gruppo si vogliono bene, si fino a che si vince, perché sto su sopra. Appena perdo tre partite, quella ha litigato con quell'altro e tutto il resto. Io non credo che si voglia santificare nessuno, perché poi tutti quanti hanno i loro pregi, i loro difetti, anche Giorgio Repetto sicuramente. Qui si parla, credo, almeno parlo per me, ma anche per gli altri, di organizzazione societaria. Esatto, forse di rapporti. Qualcosa. Poi noi non vogliamo dire, vogliamo sapere chi ha ragione e chi no. No, assolutamente. Qualcosa nelle ultime settimane è venuto a mancare, quindi magari sarebbe stato meglio intervenire prima piuttosto che rimuovere il bubone in questo modo, tutto qua. Cioè, la risposta alla domanda è questa, no, quella di prima. No, sbaglio, Repetto aveva preso un portiere quest'estate. Allora, Repetto aveva preso aveva preso Turchetta, che però insomma è arrivati, quello che ha preso sicuramente è Lorenzo De Grazia. Stiamo parlando quest'anno di una gestione di acquisti con... pochi soldi, Sì, sì, attenzione, molto pochi. Sì, e poi sì, andate a vedere, a quelli che scrivano, che si informassero, andassero in società, parlano con Capaldi, parlassero con chi vuole, vanno a vedere su internet, Instagram, vanno da Andrea, vengono da te. Andate a vedere il minutaggio sin qui dei giovani. Dei giovani, a che punto stiamo e quanti soldi entreranno a fine stagione. Vabbè, questo lo sanno in società, noi non possiamo saperlo ovviamente. Basta andare a vedere di tutte le partite quanti minuti hanno giocato i 99, i 98, sì, i 96. Sì, assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, poi vi faccio sentire anche la seconda risposta su Giorgio Repetto di Cambitelli. Dice cose poi differenti nell'intervista one to one rispetto a quelle che aveva detto in che conferenza. È una cosa che abolirebbe perché solo qua esiste one to one. C'è una conferenza, un momento Mauri, c'è una conferenza stampa, parla, e poi le belle televisioni, comprese queste, no, tutte le altre, quell'altro con la radio, quella che la cosa one to one, che ormai tutte parole in inglese, poi c'è l'addetto stampa che ama molto filosofeggiare all'inglese, sì, perché è una cosa fuori loro. Anche quando lo facevo io quotidianamente
fermamente ero contro. La, il presidente Sala si mettono i microfoni e si fa l'intervista, perché il concetto che esprime una volta ha un valore. Bravo, ma fermi, tu puoi mettere poterne sì. Mandare due di concetti, pubblicità, quando facevi pubblicità, tu ancora non nascevi, eh? Eccoci qua, seconda parte di Proteramo. Sono in un presidente di una squadra che gioca in promozione. Sapete per caso se sono in vendita Sales e Altobelli? No, credo di no. Cioè, no, non è che sono in realtà. A proposito di vendita o non vendita, plusvalenza o non plusvalenza, ma quello non è nemmeno... Ma lo so che è ironico, lo so. Vi faccio ascoltare l'intervista di Campinelli proprio nel passaggio su Giorgio Repetto. L'avete sentito in conferenza. Poi spiega perché Repetto non è proprio una figura calzante con quella del direttore sportivo. Lo ascoltiamo. Ma credo che Giorgio è una persona di alto livello, di alto profilo. Ma è un mio pensiero, credo che questa categoria, l'ho detto più di una volta, per la sua grande professionalità sia stretta, perché Giorgio è uno scopritore di talenti, quando tu scopri un talento poi lo devi acquistare, oggi in Serie C puoi acquistare solo le pezze, i pantaloni, perché non ci sono soldi. E quindi credo che è un addio. Che un talento come lui... lui non si potrà mai appassionare in Serie C, questo è il mio parere, e quindi noi abbiamo bisogno di altro, di un altro tipo di lavoro, di un altro tipo di approccio per quello che noi vogliamo fare. Tipo Sandro Federico? Potrebbe essere. Allora Andrea, sentito che cosa... Questa è un'interpretazione ulteriore, cioè il presidente Campinelli dice, al di là del fatto non si abituerà mai a un campionato come la Serie C, però dice, ripeto, uno scopritore di talenti, e poi quando tu l'hai individuato il talento vuole andarlo a prendere in Serie C, non c'è questa possibilità dal punto di vista economico, che se ti capita che hai trovato il talento Francesco Di Francesco puoi andarlo a prendere. In Serie C devi costruire una squadra. Ma che ci dici? Vai a prendere il giocatore a parametro zero come è stato preso. Io sto solamente ribadendo il concetto. Benissimo, sentite, l'abbiamo capito, l'hanno capito tutti. Se è uno scopritore di talenti, se è uno che su 10 segnalazioni che fa 8 sono giuste e 2 no, è uno che io mi tengo stretto con i pregi e con i difetti. Ok. E poi ha rapporti con tanti. Solo il fatto che ha fatto per una vita l'osservatore del Chievo, quindi ha delle conoscenze che tanti altri osservatori magari non hanno. Sì, perché sì, poi sì, devi, sì. Capito? Devi essere. Però di solito, Andrea, sappiamo benissimo, ecco perché io ci metto una parte che ovviamente tu non tiri fuori, ma che poi è concreta. Cioè in Serie C Andrea si va a prendere il prestito dalla primavera della grande squadra, di solito ci sono premi di valorizzazione, non si va proprio ad acquistare il giocatore. Esatto, sì. Io magari ho visto la primavera della squadra di Serie A, il giocatore X, che magari un altro non lo vede, perché sennò tutti quanti vorrebbero prendere lo stesso giocatore. E sotto questo aspetto, ripeto, è bravo. E io se fossi con Campitelli, ma tanto non sono al posto di Campitelli, ma a Campitelli di quello che dico io, purtroppo, voglio fare il presuntuoso una volta tanto, purtroppo non gliene frega nulla, io, ripeto, me lo terrei stretto, sì. Giacché non va il direttore sportivo bene, me lo tengo come osservatore, come responsabile di una cosa, le etichette non è un problema, me lo tengo come collaboratore della società. Perfetto. Che il sabato e la domenica va in giro a vedere le partite di primavera, manda qualcuno che diciamo conosce. Che non è il tipo che rimbocca le coperte, come diceva in conferenza. Ah, come diceva in conferenza ieri, non rimbocca le coperte. Non rimbocca le coperte ai giocatori. E che deve rimboccare? Andrea, ma questa è un'interpretazione, se vogliamo, giusta, parzialmente giusta, come? Guarda, io non so dare un giudizio fino in fondo su questa cosa. Probabilmente sì, ripeto, non è... Cioè, un uomo di campo, ma probabilmente non dà il meglio di sé quando si tratta di gestire il gruppo in maniera complementare a quello che fa l'allenatore. Forse qui lui non eccelle. Sicuramente è uno che sa di calcio ed è uno che ha l'occhio clinico, uno che sa riconoscere le peculiarità di un giocatore e che sa anche in prospettiva capire se questo giocatore può essere valorizzato. Poi raramente mi sento parlare di giocatori per il quale è stato
acquistato il cartellino. Sì, quello probabilmente intendeva. Accade altro, prendi i giocatori in scadenza o giocatori che rescindono il contratto, trovano l'accordo, un po' come è successo con Foggia. Però poi, sì, Foggia, però su un giocatore arrivi prima di un altro, certo. perché hai altre conoscenze, però hai canali. Qui è importante, ecco, muoverti bene attraverso i tuoi canali, le tue conoscenze presso le squadre primavere importanti che ti possono dare dei talenti. Conoscere anche un po' quello che accade in Serie D, dove anche in quel caso c'è del talento nascosto che se arrivi prima puoi portarlo, oltre ad avere una visione completa di quella che è la tua realtà e quindi la Serie C. E da questo punto di vista, ripeto, ha sicuramente delle qualità importanti. C'è un problema. Forse un po' meno appunto nella gestione del gruppo, che deve essere fatta in maniera complementare. Però tutti questi discorsi, almeno ai miei occhi, perdono di significato se non c'è un rapporto forte tra la proprietà e il direttore sportivo. Se non c'è quella, non si va da nessuna parte. Vengono esaltate le caratteristiche negative e bypassate quelle che sono le caratteristiche positive del professionista. Andrea, tutto giusto quello che dici tu. C'è adesso un altro problema, tra l'altro. Se dovesse restare, ripeto, con un qualunque altro incarico ugualmente importante e prezioso proprio per le capacità di ripeto, poi ripeto, con chi si relaziona? Con il presidente o con il direttore sportivo? Se si relaziona con il presidente, scavalca il direttore sportivo, perché noi mica prendiamo, si chiami Sandro Federico, così come è, e siamo felici dell'arrivo di Sandro Federico, o si chiami XY, mica lo prendiamo solo perché per assistere agli allenamenti, col giocatore che c'ha. Allora, secondo me quella collaborazione, rispetto al discorso che facevi tu, una eventuale collaborazione, considerato il progresso recente, è impossibile per una questione proprio di rapporti. Intanto ci hanno scritto un tifoso della San Benettese, mi ha detto che con Palladini insomma ci si annoia. Beh, io direi proprio di no. Innanzitutto partiamo dal modulo, che tra un po' vedremo, che insomma è 4-3. Non ho capito che hanno scritto. Che un tifoso del Teramo ci ha scritto, sì. Ho parlato con un tifoso della San Benettese e mi ha detto, guardate che con Palladini vi annoierete, cioè il suo calcio è una noia. Cioè, un tifoso della San Benettese mi ha detto che con Palladini sarà una noia. Quindi a San Benedetto si sono divertiti con Sanderra? Beh, direi proprio di no. O si sono divertiti anche quest'anno, dove c'è stato un altro cambio in panchina? A me sembra Palladini ha vinto due volte, ha vinto più volte campionati, ha guidato a due promozioni dalla D alla C, la San Benedettese. Nel primo caso poi non ci fu l'iscrizione, nel secondo caso c'è stata l'iscrizione, la San Benedettese con Palladini era in alta classifica e da squadra di medio-alta classifica è stato esonerato, certo. Quindi non stava facendo male. Assolutamente. Vabbè, vediamo sarà. Palestini e Mandini, per quello che mi risulta, per rispondere lì, sono ancora giocatori del Teramo, giocano altrove, stanno facendo bene e possono risultare utili il prossimo anno. Palestini è ancora del Teramo? Che io sappia sì. Sì. Tutti okay. E due, che io, però non ricordo. Se mi hanno informato male, mi hanno informato male. Perfetto, vediamo un po' come dovrebbe giocare. Certo, scusami, sì. Ma c'ho la battuta qui. Fedeli in questi due anni di professionismo ha cambiato quattro allenatori, giusto? Sì. Un paio lo scorso anno, un paio di quest'anno. Quindi, se un altro Palladini sa bene cosa vuol dire lavorare con un presidente che però ti mette una pressione clamorosa. Peraltro devo spezzare con una postilla rispetto a quello che hai detto tu, perché Palladini non è stato esonerato, si è dimesso sì. Che al giorno d'oggi può sembrare ostrogoto quello che un allenatore si dimetta, ma c'è ancora qualcuno che si dimette. Chi è stato l'ultimo? L'ultimo vero DS è quello che mi ha portato in Serie B, poi ha fatto quello che ha fatto. Qualcuno se pensa chi mi metta a dirlo, io non dico niente perché di denunce ci hanno prese troppe. Ha fatto quello che ha fatto e siamo rimasti in Serie C. Lo dice la giustizia, ci sono delle sentenze, non è che mi sto inventando qualcosa. No, sì, io educatamente rispondo alla domanda. Chi è? Puoi anche rispondere in altro modo. No, ok. Ognuno risponde, tu rispondi in un altro modo, perché a me mi sembra che non ho detto noi altro. Come avrei dovuto rispondere? Dimmelo tu. No, vabbè. Più semplice, l'ultimo DS qual è stato? Bravo. Lui dice qual è stato lui, quello lì che prima mi ha portato dove mi ha portato e anche prima ha fatto bene e poi di colpo ricordo anche di una responsabilità diretta
Ok. Pallardini gli piace giocare molto lui sulle fasce. Vabbè, tutti e due, vabbè, dai, ci interessa zero. Zero. Vediamo la classifica. Come si chiama? Sì, la classifica, la formazione. Basta adesso però con questo argomento, basta. Allora, 4 e 3. 4 e 3 perché ce ne sarebbero di cose, Francesco, da dire. Calore, Ventola, Caidi, Speranza, Sales, De Grazia, Madio, Ilari, Bacio, Terracino, Barbuti, Tulli, aspettando questo famoso attaccante che... Ani, arriva o non arriva questa settimana? Credo di no. Al momento non se ne hanno notizie, c'è questa ipotesi di Tunkara della Lazio, ma al momento rimane solo un'ipotesi, anche perché poi c'è da capire, io mi chiedo, arrivano attaccanti in settimana senza che il nuovo direttore sportivo venga informato? Quello che dicevo io prima, ma okay, come si fa a fare il mercato non in ci questo metta, momento? Non dia il suo parere, mi sembra un po' strano. Magari, come si fa? Chi riprende? Magari chi arriveranno... Chi riprende? Si parla di Camarà, ormai lo sappiamo tutti, arrivo che però attualmente è stato congelato nelle ultime ore, si parla di Tunkara come ipotesi, però io credo che questi arrivi che appunto dovrebbero arrivare in settimana, ma dovrebbero, sottolineiamo, secondo me c'è bisogno dell'avallo del nuovo direttore sportivo. Assolutamente, abbiamo detto di Camarà. Per iniziare bene. Il presidente, il nuovo direttore sportivo in Vecchiatore sta già lavorando. Quindi il nuovo direttore sportivo in Beckettore dice al presidente e all'allenatore con il quale ha lavorato prendiamo tizio e quindi qual è il problema? Non vi capisco. Secondo voi... Non che mi sto ringoglionendo veramente, proprio non vi capisco. No, che magari quei nomi erano usciti prima che effettivamente c'era l'ipotesi dell'arrivo di Santo Federico. Ma siccome voi che siete ben informati, molto più di me, sapete che Sandro Federico sta già lavorando per il Teramo. Se Sandro Federico si sente con Pallardini, gli dice senti c'è Tizio e Caio, che dici? Va bene, presidente, c'è Tizio e Caio, il mister ha detto va bene, e a quel punto il presidente dirà sì o no. Quindi non capisco dov'è il problema nel poter prendere qualche giocatore. No, che magari non saranno quelli che sono usciti in questo momento. Peraltro chi non sarà sicuramente questo, almeno da quello che sappiamo, è questo Cristian Carletti, Ania, che insomma Repetto è andato a vedere a Novara, però il Carpi vuole soldi per il prestito. Sì, c'è un prestito oneroso in ballo che... da 50.000 euro. Sì, da quello che abbiamo appurato sì, non viene molto gradito dalla società. Vai a pagare il prestito al Carpi? Ovviamente, sempre tenendo in considerazione il bilancio, il budget e quant'altro, c'è anche insomma poi da valutare il valore del giocatore stesso. Non ci sarà Ventola? Neanche sabato, si parla di ancora un paio di settimane per riprendersi da un malanno non grave ma comunque fastidioso per il terzino e quindi poi vedremo insomma se ci saranno cambiamenti che apporterà Pallardini. Mi stupirebbe un cambio di modulo perché comunque Pallardini e il 4-3-3 sono... Anche perché io credo, poi il trampolo sentiremo sull'analisi dell'organico, che ha fatto anche una minima analisi dell'organico, in realtà confermare il suo modulo non sarebbe altro che una cosa molto più semplice se vogliamo, perché il Teramo con quella struttura è stato costruito. Ma infatti lui ieri ha detto che ci saranno pochi accorgimenti da fare, quindi non mi aspetto, anche a rigor di logica, uno stravolgimento, ecco. Andrebbe secondo me ad essere deleterio per gli equilibri, la tenuta mentale della squadra che già negli ultimi giorni è stata messa a dura prova dagli eventi. Qualche cambiamento ci sarà, non credo che si rivedrà Altobelli largo a destra. Da valutare magari un ritorno di De Grazia da titolare con il punto interrogativo di quale settore del campo, perché non si esclude neanche che possa essere nei due alle spalle del centravanti che attualmente sarà Barbuti. Domani comunque ci sarà la prima partitella diretta alla presenza di Pallardini e magari qualcosina in più si capirà. Peraltro arriva con il secondo voltattorni, ma... Ania, ti chiedo se ha stupito anche te il fatto che invece il preparatore atletico rimane quello di Asta, Daniel Perazzolo. Beh, è una cosa un po' particolare, non è usuale, insomma, perché Perazzolo era arrivato insieme ad Asta, nello staff di Asta, insieme al vice Zichella, però evidentemente si è voluta dare anche
considerato la buona condizione fisica del Teramo, che comunque attualmente c'è, che ha fatto un duro lavoro alla ripresa degli allenamenti, si è voluto dare credito, insomma, al lavoro fatto da Perazzolo, dare continuità, come ieri ha detto il presidente, e poi da vedere, insomma, come si evolverà in futuro il rapporto con il preparatore atletico, di cui comunque molti nell'ambiente parlano bene. Certo, vediamo che analisi ha fatto ieri Ottavio Palladini sulla squadra, partendo, insomma, dai vari settori del campo. Vediamo che impressione ha avuto. L'obiettivo mio principale è quello, cercare di dare serenità, entusiasmo e liberarli da ogni diciamo così, cavillo che possono avere nella loro mente. E secondo me il Teramo di quest'anno, rispetto a quello dell'anno scorso, ha giocatori di qualità. Uno chi può essere, ha detto che non ce l'abbiamo? Uno può essere Bacio Terracino, secondo me, per quello che io ho potuto vedere in queste poche partite e per quello che ho potuto vedere anche l'anno scorso quando l'ho incontrato, perché parliamo di un giocatore, di un esterno che ha fatto 8 gol, 9 gol, se non mi sbaglio. Quindi Tulli è un giocatore che ha grosse qualità, ma che deve, secondo me, essere più concreto, no? Questo è quello che poi io ci ho giocato insieme con Giacomo Tulli, quindi figuriamoci se non lo conosco. Secondo me ci sono giocatori dinamici a centrocampo che ti possono dare alternativa, che sono Varas, De Grazia. C'è un centrocampo un bel assortito, dei difensori esperti, perché secondo me i difensori sono esperti. Ma sicuramente centravanti, con il presidente è la prima cosa che abbiamo cercato di individuare, perché per vincere le partite ci vogliono i giocatori che fanno gol, e quindi la prima cosa è questa, ma non per questo bisogna buttare i giocatori. Fino a che sono giocatori del Teramo, per me sono i più forti di tutti, e quindi per me devo tirare fuori il massimo da tutti. Poi con la dirigenza, quando tireremo le somme, cercheremo di capire qual è la soluzione migliore da prendere. Però fino a che sono qui, da tutti io devo, anche l'1% che uno mi può dare in quel momento lo devo tirar fuori, e quindi devo cercare, anche a chi gioca una partita e anche a chi ne gioca 10-15, quando viene chiamato in causa, di essere determinante, perché poi secondo me i giocatori che fanno la differenza sono quelli che entrano, che possono cambiare una partita. Poi quest'anno ci sono 5 sostituzioni, sì, che a maggior ragione quando la squadra perde magari di vivacità, di brillantezza, perché poi ti capita nell'arco di una partita, no? Prima avevi 3 sostituzioni, attendevi un attimo perché dici no, se magari uno c'ha i crampi, quindi adesso con le 5 sostituzioni puoi anche stravolgere un pochettino, diciamo così, quello che è la formazione iniziale. Però penso che ci sia da fare poco a livello di squadra, non penso che ci sia da mettere così tanta roba dentro. Secondo me, ripeto, l'entusiasmo è la cosa che io, quando facevo il giocatore, quando stavo bene con la testa, mi riusciva tutto, nel senso che se volevo tirare da 30 metri, tiravo da 30 metri e magari andavo anche sotto l'incrocio. Quando non sei libero di testa, non tiri, e quindi deleghi, e quando deleghi incominciano i problemi. Loro devono avere la gioia di giocare a calcio. A ritrovare la gioia, Andrea, di giocare a calcio, ma secondo te si era un po' persa questa spensieratezza, insomma? Ma sì, la squadra nel primo mese e mezzo ha espresso un calcio sicuramente più sbarazzino, più coraggioso. Mi ricordo la prestazione con il Mestre, con il secondo tempo di Vicenza, la prestazione con Ravenna. Però lì, possiamo dire anche che tutto sommato il primo tempo contro il Vicenza, giocato, sì, con un modulo che è quello con cui è nato questa squadra, sì, ha ricalcato esattamente l'inizio della stagione del Teramo, che vuol dire che poi sostanzialmente, allora, facendo questo ragionamento, uno da casa potrebbe dire: ah, allora stai dicendo che appena siamo tornati al 3-5-2 o 5-3-2, mettetela come volete, il Teramo ha perso la partita. Sì, effettivamente sto dicendo proprio questo. Ma diciamo che al singolo giocatore arriva l'input: ok, abbiamo fatto la partita, ora siamo in vantaggio con questo cambio, ora dobbiamo tirarci dietro e pensare prima di tutto a difenderci. Secondo me un altro errore è stato quello di aver lasciato una coppia d'attacco di brevi linee,
quindi togliendo incisività, soprattutto se poi ti tiri così tanto indietro che non hai così tanto campo da... i brevilini che ci sono davanti, sì, sono veloci, però se devono affrontare una metà campo e poco più, sul lungo, sulla progressione, anche loro possono poco nulla, cioè comunque ti riprendono. Barbuti, l'unico centro avanti che avevi, anche se è sfinito, ma doveva restare perché ti dava una mano a tirare sulla squadra, sui calci d'angolo e quant'altro, e non andava dato quel segnale, quindi in quella partita sicuramente queste due sostituzioni hanno inciso. Nel complesso anche la gara col Mestre è stata vinta, però pure lì un po' col freno a mano tirato. Qualcosa sicuramente bisognerà fare sulla testa dei giocatori per ritrovare quella spensieratezza, anche se sarà difficile perché i play-out sono lì a due punti e perché comunque tutte queste dinamiche che si sono scatenate negli ultimi giorni non lasciano indifferenti i giocatori. Spero che il cambio di allenatore, visto che ormai è stato fatto, giusto o sbagliato che sia, ma normalmente nei primi episodi porta dei vantaggi perché c'è un'inversione anche da un punto di vista emotivo, però se non dovesse essere così non sarà facile lavorare in questo contesto, e probabilmente mettere dentro qualche nuovo giocatore, oltre che rinforzare la squadra, serve per togliere un po' di negatività che c'è nell'ambiente dopo gli eventi di questi ultimi giorni. Assolutamente. Diciamo che per il mercato bisogna ancora attendere un po', ma insomma, abbiamo fatto un po' una disamina. Peraltro, Aia, un attaccante che poteva arrivare, era stata un'idea, ma che non verrà, è Carlo Manicone, ragazzo del Lugano, molto interessante, cresciuto nella primavera dell'Empoli, che adesso si è trasferito proprio a Lugano. Poteva essere un'idea, peraltro figlio d'arte, figlio di Antonio Manicone, ex centrocampista. Poteva essere un'idea, è stata un'idea... forse neanche arrivata poi effettivamente in società nel senso pieno del termine, però poi è chiaro che durante le fasi di mercato si valutano e si vagliano varie ipotesi, ecco, insomma, non è detto che poi quello che si ha in mente inizialmente sia effettivamente il giocatore che poi arriva concretamente in una squadra. E fa parte del vaglio delle ipotesi che insomma uno in società si fa per cercare la soluzione migliore. È chiaro che il centravanti in questo momento è la priorità, non solo per dare alternativa a Palladini, per quel che concerne appunto la presenza del solo Barbuti attualmente in rosa in questo ruolo, ma anche perché per curare un po' questo mal di gol che l'attacco del Teramo ha, grazie a Bacio Terracino, un po' è stato affievolito. Bacio Terracino che con il gol di sabato scorso ha toccato quota 4 gol in stagione, è il capocannoniere della squadra attualmente, però è un attaccante piccoletto. Sì. Mancano un po' quei gol sporchi che diceva settimane fa Asta, e probabilmente nelle intenzioni societarie dell'allenatore e di quello che sarà poi il direttore sportivo arriverà proprio un predatore d'aria. Se non sbaglio, sì, anche Palladini ieri lo ha per certi versi confermato per quanto concerne queste caratteristiche di quello che sarà poi il centravanti nuovo del Teramo. Repetto, secondo te parla? Se dovesse andare via, sì, bisogna vedere poi come si lascia con il presidente, se dovesse restare no, però credo che parla. Tanto, se dovesse restare... tanto che parla, che te l'ho pure detto, ci ho parlato prima di venire in trasmissione, ho detto Giova, ho capito, va bene tutto, ma giustamente magari determinate cose che ha detto a noi vuole che si rendano pubbliche magari con delle prove, tipo no, sono stato a vedere Novara Carpi, stavo lì, dopo ho parlato con il Carpi, sono usciti tutti quei soldi per il prestito, ha dormito a Torino invece di dormire in albergo, andando a Torino perché c'è la casa della figlia, ma invece di dormire in albergo, quindi facendo risparmiare i soldi al Teramo, là il lunedì mattina è andato a Milano per parlare con due procuratori e poi è tornato qua. Certo, un altro dall'altra parte dice sì, queste cose le facevi in un altro momento ed era presente
a Teramo. Oh, ecco Vicenza. Perché io prima ti ho fatto quella domanda. Ma non è la prima. Ma no, Teramo, ma io Vicenza, non... la partita, se mi permette, lo sai meglio di me, la partita è la punta dell'iceberg di una settimana di lavoro, è il raccolto sì. di tutto quello che si fa quotidianamente come società, come dirigenti, come direttori, come allenatori e come... Quindi se durante la settimana le cose vanno in un determinato modo, alla partita o c'è o non c'è, non cambia nulla. Mm. Questo è il discorso. E non è che lo dico oggi. Queste sì. sono cose poi, da sempre. Io voglio, visto che... Ma anche questa ce l'ho sulla punta della lingua, Jacopo lo sa bene perché abbiamo condiviso questo discorso anche in redazione. Il Teramo arrivava a questa partita ai miei occhi da vittima designata. Mm. Vittima designata di una squadra che si era... salvata perché è andata incontro al fallimento ma con l'esercizio provvisorio e tutto quel coinvolgimento emotivo il Vicenza se lo portava con quei tifosi nella partita di Teramo e io non vedevo una sconfitta del Vicenza dopo tutto quello che era successo anche se la partita del Vicenza mi ha deluso per buona parte del suo sviluppo perché sì. il Teramo è stato superiore sì, sì. per tre quarti di gara poi però io voglio dare anche questa lettura un po' romantica, questo destino e questo fato alla fine hanno dato la mano al Vicenza e hanno punito il Teramo perché dopo tutto quello che è successo il libro cuore prevedeva che il Vicenza perdesse questa partita. Qualcuno ha scritto ma che libro cuore, che libro cuore sono dei professionisti che sono messi d'accordo perché hanno sbloccato la fideiussione, perché hanno trovato una parte dei soldi e gente che si è messa d'accordo per prenderli quei soldi. È vero pure è questo. È vero anche questo. Però, però dall'esterno, capito, quando tu dici fallimento, susciti nei tifosi, in chi guarda, ma questi hanno affrontato questa situazione, non avevano certo. punti di riferimento, sono rimasti, si sono allenati lo stesso e hanno ora... Hanno cenato al sacco. Hanno cenato al sacco, che fa po'... Che... Volevo dire che... Dopo però in chiusura ti devo fare tu puoi fare una quello cosa. Che ti pare piace dimenticavo Teramo 1, Asta 2 dimenticavo che io ti devo coinvolgere mi devi scusare, lo faccio con te perché ti voglio bene non che a loro due no però una domanda ma se uno ogni volta si ti dicesse Jacopo Forcella si impegna è bravo ma lo dicevano sempre vivacità bravo però bravo però e poi dopo quel però mette in evidenza uno o due difetti tuoi ok no? Benissimo ma che travolgono tutto il resto dici? O quasi non dici lo stomaco diciamo le palline che... okay. No perché Asta ogni volta parlava di personalità della squadra lo ha fatto sabato io purtroppo tante volte non mi sono fermato per non incazzarmi e forse ho sbagliato ma quando mi sono fermato con la partita col Vicenza sì, e gli ho fatto le domande la domanda tua è stata mister lei ha mai cambiato una gomma prima di aver lavorato? Bravo esatto riprendendo la domanda degli anni 70 di un ex presidente a un ex allenatore del Teramo di quei tempi uno, due, poi gli ho fatto le altre domande, tre gli ho detto tra l'altro sull'1-1 lei stava mettendo Graziano, che cosa pensava di fare con Graziano? Sì. Quattro, la sostituzione che su 1500 spettatori l'hanno visti in 3000, pure quelli che stavano a casa. Quale dici? Ilari fuori perché non ha giocato come di solito quasi gioca e metti De Grazia se mi parli di ripartenze e tutto il resto ma poi ogni volta dici poi quando facciamo gol la squadra manca di personalità e indietreggiamo e come ne abbiamo ma tu ogni volta mi ricordi ma permetti che forse i giocatori sto fatto che quello diceva sempre personalità personale come per dire sono delle cose marroni che si fa al bagno o no? Ok. E questo è un altro grave errore di Asta. Sapete che mi sembrate questa sera? Cioè, tre persone. Ah, è brava quanto bella ed è bellissima, quindi sei bravissima. Perfetto. Esatto, esatto. Allora, poi peraltro stasera in fase di preparazione abbiamo preparato una cosa, una base musicale, ti faccio sentire perché, insomma, il film è meraviglioso e la base musicale è altrettanto meravigliosa. Perché ci sono tre personaggi in questo film. Il buono, il brutto e il cattivo. No. Vabbè, io sono il brutto. No, sicuro. Ma lascia stare. Non è il buono, ma il brutto e il cattivo. Non è il buono, il brutto e il cattivo. Non lo so dire. Il buono è Andrea. Se, alziamo Maurizio. Hai riconosciuto? No. È un sacco bello di Carlo Verdone. E qui ci sono...
tre personaggi che potrebbero essere anche protagonisti voi e anche di questa storia fatta di allenatore, presidente, direttore. Non li conosci i personaggi? No. Ci sono, vediamo, ecco, questo chi è? Questo è Enzo, un po' tamarro, no? Poi c'è, ecco qua, questo un po' Leo, un po' un bambinone, e c'è anche Ruggero che poi in realtà è il personaggio, ma ditemi quello che vi pare, no, questo no. Dei tre è Giorgio Repetto per me, dei tre un po' freak, col capello lungo, comunque è stato, insomma, questi tre personaggi, adesso capelli lunghi come Francesco. Sono di nuovo tre, perché adesso Capitelli rimane in mezzo e ci saranno Federico e sono di più, Palladini. Federico, Palladini. Ma secondo te Repetto rimane? Eh? Secondo te Giorgio Repetto rimane? Non lo so, sinceramente non. Io mi auguro per il bene del Teramo, sì, per quello che poi dovrebbe fare, certo. Per, vedi vediamo, però qual è la cosa che un altro ex presidente, direttore sportivo Minguzzi, chiamò un altro direttore sportivo, Enrico Graziani, e ce lo presentò come direttore sportivo del settore giovanile. Duro poco, ma duro poco, capito, la presenza di entrambi, uno dei due. Ma lo sai qual è Minguzzi elegantemente si fece da parte, quindi io credo che per il bene del Teramo andrebbe ottimamente la presenza di Repetto, proprio perché sarebbe libero di girare, di fare quello che deve fare, sì, con Federico. Ci però sarebbe, dopo che fa, dopo si devono incontrare a tavolino Federico. Ma lo sai qual è il vero problema? Deve relazionare, lo sai qual è il vero problema? Lo sai qual è il vero problema, Francesco? Stiamo parlando della fantascienza. Allora, innanzitutto che Graziano è fortissimo, ci scrivono. Sono d'accordo, me lo compri. Se vingo 87 milioni me lo compro. Te lo compri. Ma lo sai, sì, qual è poi il vero non lo faccio problema? Giocare con nessuno. Lo sai qual è il vero problema? Altro però che è un problemi. Ragazzo, attenzione, i problemi del Teramo mica sono. No, i problemi del Teramo. Vediamo il messaggio di prima, perché i problemi del Teramo sono i giornalai. Ah, cioè, beh, quello è normale, sì, quello è normale. Quello, cioè, quello sono, di cui abbiamo parlato adesso. Perché devo dire però che ha citato le donne, meno male. Quindi, sì, 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 uomini e donne che seguono la squadra. Quello è normale. Cambiate mestiere. Ma lo fai pure rivedere. Ma come no? Cioè, è troppo che per correttezza lo avete mandato in onda. Ma noi mandiamo in onda tutti. E appunto, sto dicendo per correttezza, no, perché no, siete corretti. Se stavo dall'altra parte, non lo mandavo. Ma no, perché tanto, no. È così a Teramo, a Pescara, a Torino, a Bergamo, carica a te, quindi. Vuoi leggere il messaggio che mi hanno mandato dalla regia? Come sono i rapporti tra... No. Che c'è scritto? Maurizio, da qui chiudi, è vero. Siamo fuori di 8 ok, minuti. Siamo fuori di 8 minuti. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie a Daniele Cantagalli, ciao Ania, ciao. Grazie a Andrea Costantini, ciao. Grazie a Graziella e tutti il resto. Sentiamo un po' di musica in chiusura, però. Sì. Maurizio, ci vai a sentire un po' di musica e poi ciao. Mandiamo la sigla. Salute. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. A martedì prossimo.